Ok, ciao a tutti, sono Tony Troia, sono qui sempre con Massimo Merighi, il mio socio. Massimo, siamo qui a San Martino, delle Scale, Monreale, Palermo. Che è successo? È successo che per l'ennesima volta abbiamo un problema con gli animali abbandonati. Mentre tutti si occupano di stupidaggini, tedesco, papa, Papa, papi bisignani. tedeschi, pastori tedeschi, noi abbiamo qua un pastore tedesco che è stato abbandonato, denutrito, non riesce a muoversi, anzi adesso si riesce a muovere da ieri sera. Hai detto che ieri sera si trascinava Ieri sulle sera sue si zampe trascinava davanti. sulle zampe davanti perché non aveva più le forze. Ora è stato ieri sera, per fortuna, così avvistato qui dentro questa gabbiola, che non si sa a cosa serva, c'è una vasca qui, siamo nel territorio, diciamo, la parte alta di San Martino delle Scale, nel comune di Monreale. E praticamente una persona, una ragazza che passava, che ama gli animali, si è accorta di questo cane e ha cominciato a prendersi cura. Gli ha dato da mangiare, ha mangiato due porzioni di pasta al forno, letti al forno, ha bevuto 3 litri d'acqua perché non ce la faceva più. E stamattina, oggi, mentre oggi è pomeriggio, siamo venuti, mi ha chiamato questa ragazza, siamo venuti qui e l'abbiamo trovato maggiormente in forza. Ora riesce ancora a muoversi, a fare quattro passi, cosa che ieri non riusciva a fare. Però il cane, a parte essere denutrito, si vede che è un cane comunque abbandonato, non è di strada, perché mi ha raccontato che appena visto la portiera aperta ha cercato di infilarsi, quindi sarà un cane abituato a stare a Sicuramente, contatto con la gente, o quantomeno sarà stato un cane di casa. anche perché non sembra avere zecche, è un po', diciamo, ha delle piaghe da decubito, ma piccola roba, è un cane sicuramente che è stato abituato a stare in casa, è stato abbandonato. Quindi, ora, questa ragazza mi ha chiamato Da ieri stamattina. sera a oggi non ho avuto nessuna. No, perché cosa succede? A me mi era successa una cosa analoga, abbiamo pure i tempi filmato e Sì, per il tuo mandato. compleanno mi pare, il Il giorno 17 17 gennaio. che quella sera, al mio rientro, al giorno del compleanno, ho trovato dei cuccioli abbandonati, appena nati praticamente, dei quali erano 7, poi alla fine sono riusciti a campare e a sopravvivere soltanto 3, e nel frattempo ci siamo dovuti tutta la notte occupare burocraticamente di una serie di ping pong da uno all'altro, che scaricavano la responsabilità ogni volta uno all'altro. Perché di fatto chi alla fine ha la responsabilità nel territorio è il comune del territorio, che Quindi viene Monreale in questo caso. Monreale, quindi in realtà è il sindaco di Monreale, il comune di Monreale, hanno la responsabilità di tutti gli animali malati, abbandonati e Certo. non che si trovano nel loro territorio. Ma Hanno esiste un canile a A Monreale? Monreale non esiste un canile e non ci sono delle strutture convenzionate che possano ospitare la degenza, appunto, degli animali abbandonati e che possano curarli, microcipparli. Quindi di volta in volta succede che tutte queste segnalazioni cadono sempre nel vuoto. Quindi sono Quindi, state allertate le forze dell'ordine. allora, succede questo: tu chiami, prima di tutto di notte cerchi i camerieri, i vigili urbani, e non ti risponde nessuno, Certo, allora che chiami i come i carabinieri. negozi dopo un certo orario i vigili urbani chiudono. Chiudono. Perfetto. Invece loro hanno l'obbligo di avere una persona reperibile 24 ore su 24 per dare risposta alla segnalazione immediata. Soprattutto per quanto riguarda l'ambiente veterinario, mi pare. Sì, perché devono poi portarlo al veterinario di turno, che ha l'obbligo di essere reperibile, tutta una serie. E sono peraltro in convenzione tutti questi qua. E ci sono persone che hanno peraltro proprio un ruolo specifico, una competenza specifica, e vengono pagati nello specifico per fare questo lavoro e sono irreperibili. Che Perfetto. succede? Quando la persona a un certo punto si stanca, non sa come fare e poi va a finire. Cosa li deve trovare lui, come pagargli i medicinali, come fa a trovare qualcuno che li adotta, eccetera, eccetera. Il comune invece, peraltro, prende ogni 3 mesi, mi pare, dei fondi regionali che l'assessorato competente, credo che sia quello alla sanità, destina a tutti i comuni per le varie occorrenze nell'ambito veterinario. E questo è il E risultato. questo è il risultato. Questi soldi dove vanno e che fine fanno, io ancora non sono riuscito a Che tra capirlo. l'altro sono soldi pubblici, quindi dovremmo anche essere in condizione di Di sapere. sapere, ma siccome non esiste un albo pretorio online, uno dovrebbe fare prima la richiesta dell'accesso agli atti, tutta una serie di burocrazie. Nel frattempo ti muoiono gli animali, poi alla fine
tu hai 2000 impegni, esatto, e non te ne occupi. Poi nel frattempo tu parli con il comando, la polizia municipale, ti risponde il poliziotto di turno, che poverino, che cosa ti deve dire, che ti dice che ci sono soltanto 3 agenti, 3 poliziotti in tutto il territorio di Monreale, che non gli comprano le divise perché non hanno i soldi e vanno in borghese, che non hanno la benzina. Allora, se, giustamente, poi dice, ma qui siamo coperti di immondizia, risponde uno del comune, figuriamoci se abbiamo i soldi per il cane, intanto col paragone tra cane e immondizia. Certo. Ma ammesso e non concesso, i soldi per pagare l'immondizia tu li prelevi dal tributo dell'immondizia, ma i soldi che vengono dati in capitolato per la spesa degli animali, che fine fanno? Esatto. Come vengono spesi? Come vengono poi orientati? C'è una rendicontazione che mi fa vedere la trasparenza di tutto questo percorso? E sono tutte cose che adesso noi dobbiamo, esatto, indagare e vedere dove andremo a finire. Di fatto ci sono anche delle responsabilità penali, uh-huh, per chi non omette di soccorrere degli animali feriti in cattive, esatto, condizioni, e per chi quindi l'articolo 189 mi pare, non mi ricordo qual è, comunque diciamo sono certo che esistano delle regole del codice penale che diano anche delle responsabilità, individuino dei reati, e quindi ci saranno anche delle persone che saranno responsabili dei reati. Esatto. Siamo insieme a questo cane e vogliamo interpellare tutti gli amici degli animali di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo, a prendersi cura insieme a noi di questo cane e a cercare di far sì che il territorio di Monreale si attrezzi di tutte le strutture competenti e che i soldi che riceve li spenda per gli animali, quelli che riceve per gli animali, e che se ci sono delle persone responsabili ci aiutino gli avvocati, ci aiutino tutti, se avete amore per gli animali aiutateci e troviamo una soluzione per risolvere definitivamente questo problema. Intanto ci occupiamo di Monreale, poi ci occuperemo anche di Palermo, dove succedono delle cose ancora più raccapriccianti, ma intanto la chiudiamo qui. Vi ringraziamo tutti. Speriamo di potervi dare al più presto la notizia che il cane è stato quantomeno intanto preso in cura e poi speriamo adottato, perché è un cane bellissimo, che tra l'altro è di razza, se ciò può servire a qualcosa, è un passo tedesco meraviglioso, quindi speriamo che ci sia qualcuno che ha voglia di dare un po' di affetto a questo cane, a differenza di un altro pastore tedesco che... ma quello è un altro discorso, ma poi i pastori e tedeschi, esatto. Vabbè ragazzi, non aspettate che cambi il mondo, perché il mondo sta già cambiando, scegliete voi la direzione, se farlo cambiare in bene o in male. Da San Martino delle Scale, Massimo Verighi e Toni Troia, arrivederci, alla prossima. Alla prossima, ciao.